In un villaggio magico, dove le ombre danzavano tra gli alberi e i segreti erano sussurrati dal vento, vivevano due sorelle. Viola, la coraggiosa bambina dai capelli biondi come l'oro, e Azzurra, la dolce Moretta, una piccola bambina dai grandi occhi luminosi come stelle. La loro mamma Claudia e il loro papà Paolo raccontavano loro di una creatura magica, custode dei misteri, nascosta nel cuore di un bosco avvolto da un alone di mistero. Un giorno le due sorelle, Viola e la piccola Azzurra, incuriosite dalla storia, decisero di intraprendere un'avventura alla ricerca di questo essere magico. Armate di una mappa antica, intrapresero un viaggio attraverso il bosco incantato. Lungo il percorso videro una civetta saggia chiamata Serafina che le guidò attraverso sentieri nascosti, illuminando la strada con la sua luce magica. Giunte che furono in una radura, le due bambine scoprirono l'ombra di un essere magico, una maestosa fata saggia con ali scintillanti, che disse di chiamarsi Liliana. Liliana era la custode dei segreti del bosco e rivelò loro che la vera magia risiedeva nell'amore che legava la famiglia. Tuttavia, nel buio del bosco, comparve improvvisamente una tigre cattiva di nome Furiosa che cercava di minacciare la loro pace. Liliana, desiderosa di aiutare le due sorelline, si oppose con tanta gentilezza, ma anche con tanta determinazione alla tigre, furiosa, mostrando che il vero potere sta nell'amicizia e non nella cattiveria d'animo. Con il passare del tempo, grazie all'influenza positiva di Liliana, Furiosa si trasformò da una tigre cattiva a una tigre buona e gentile. Così anche Azzurra e Viola, con amore e comprensione, accettarono Furiosa nel loro cuore. Da quel momento la magia del bosco creò un legame speciale tra Viola, Azzurra, Liliana e Furiosa e il villaggio magico fu pervaso da un senso di armonia. E così la fiaba di queste due straordinarie sorelline nel bosco incantato ebbe un lieto fine, ricco di magia, amore e avventure senza tempo.